Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire una casa in uno spazio di 6x6. Cominciamo con lo scegliere il posto in cui si troverà. Scaviamo qui di lato 5 blocchi nel terreno e sostituiamoli con della sabbia. Scaviamo una riga anche di lato che riempiremo d'acqua. Poi, qui dietro, facciamo una colonna di 7 blocchi di quercia. Facciamone qui davanti un'altra della stessa altezza, saltando un blocco da ogni angolo. Queste saranno le colonne portanti della nostra casa. Saltando uno spazio, mettiamo una colonna di 3 blocchi di quercia lavorati e uniamoli a sinistra con delle scalette al contrario, per poi mettere una porta di quercia dal dentro. Successivamente, alternando delle scale e partendo da qui, arriviamo fino al blocco prima della colonna dietro. Mettiamo una lastra qui e a lato altre 5. Da questa parte mettiamo 3 scale al contrario. Mettiamo un'altra riga di lastre qui davanti, lasciando uno spazio sopra il punto in cui ci sono le scale. Costruiamo 2 colonne di quercia alte 4 nelle due estremità. E un'altra qui dietro. Poi uniamole tutte e 3 in alto con delle lastre. Su questi due lati mettiamo dei pannelli di vetro. Qui dietro delle scale al contrario. Altre 2 qui. E qui più in basso 3. Per poi metterne 4 girando l'angolo. Costruiamo un'altra colonna di quercia alta 4 qui. E facciamo delle finestre mettendo dei pannelli in questi due buchi. Da questa parte della costruzione mettiamo delle scale. E mettiamone anche al contrario sopra. Mettiamo 3 blocchi qui e delle botole di legno. Apriamole e togliamo i blocchi, per poi metterne altre 3 sotto e aprirle. Ora, usando dei pannelli di vetro bianco, facciamo una vetrata qui sotto. Poi entriamo nella casa. E mettiamo 3 blocchi qui, con sopra 3 botole che apriremo, e altre 3 sotto da aprire. Rompiamo questi blocchi sotto per mettere un banco da lavoro al centro e 2 fornaci ai lati. Rompiamo questi 2 blocchi, in cui metteremo 2 casse, altre 2 sopra e altre 2 ancora più sopra. Rompiamo questi ultimi 4 blocchi e sostituiamoli con dei blocchi di abete lavorati. Successivamente facciamo il pavimento del piano superiore, mettendo delle lastre di quercia. Per fare il tetto invece copriamo l'intera area superiore della casa con delle lastre di quercia. Poi mettiamo una torcia su questa colonna, 2 letti qui, con un baule a lato e un supporto per le armature qui, con su un'armatura. Mettiamo qua di lato delle botole che apriremo. E mettiamo una torcia anche per illuminare il piano terra. Per finire, mettiamo delle canne da zucchero sulla sabbia che abbiamo messo all'inizio. Con questo la nostra casa in uno spazio 6x6 è finita.
noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!